È venuto a trovarci in studio un amico e lo salutiamo insieme perché vogliamo parlarvi, e quindi fate attenzione a quello che stiamo per dirvi, degli specialisti della disinfestazione. In studio con noi c'è il direttore tecnico Fabio Biancolini. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Eccoci, allora il dottor Fabio Biancolini è uno dei soci fondatori, direttore tecnico dell'azienda. Ci puoi raccontare qualcosa di più sugli specialisti della disinfestazione? Certamente. Allora, la nostra azienda è sul mercato da tanti anni, lavoriamo in tutta Italia ma prevalentemente sul territorio romano, quindi Roma e provincia, dove abbiamo la nostra sede centrale. Io mi occupo di tutta la parte di sopralluoghi tecnici, quindi sono la persona che i nostri ascoltatori, se ne avranno voglia e soprattutto il bisogno, incontreranno per la fase preliminare. Noi ci occupiamo di disinfestazione ecologica, quindi sì. Vuol dire che trattiamo solo 5 insetti, che sono poi gli insetti del legno, quindi tarli e termiti, blatte e formiche, quindi gli scarafaggi anche comunemente detti, le cimici da letto, che sono un insetto relativamente recente che sta creando molti danni sia alle strutture private, quindi alle abitazioni, ma anche agli alberghi, e poi il mondo degli acari, quindi di tutti quegli invisibili ospiti indesiderati dentro casa che però provocano delle punture e delle lesioni dermatologiche. Senti, ci spieghi bene cosa vuol dire proprio disinfestazione ecologica? Disinfestazione ecologica vuol dire che noi abbiamo abbandonato l'idea di utilizzare insetticidi che sporcano, inquinano, danno problemi all'interno delle abitazioni, perché chiaramente bisogna evacuare gli ambienti, un po' per l'esigenza appunto di dover essere compatibili sia con l'ambiente che con le attività domestiche, un po' perché ci siamo resi conto nel corso degli anni sperimentando che ci sono delle tecnologie e dei sistemi assolutamente più efficaci. Quindi con il nostro reparto di ricerca e sviluppo abbiamo ideato, progettato qui in Italia queste attrezzature che vanno dall'utilizzo di azoto liquido fino alle microonde per la disinfestazione dei tarli del legno, passando per quelle famose camere in atmosfera modificata per il trattamento dei mobili, che ci consentono di eliminare il problema e risolvere in maniera appunto ecologica, garantendo la risoluzione finale. E per noi questo è un aspetto veramente importante, perché noi abbiamo questo motto, che la nostra garanzia è: se non risolviamo torniamo gratis. Proprio perché vogliamo dare al cliente la certezza di aver definitivamente risolto. Davvero straordinario. Allora, mentre parliamo, intanto noi facciamo vedere anche le immagini per chi ci segue in TV o sull'app Radio Radio o in streaming. Vi voglio cominciare a dare il numero, così lo memorizziamo bene, per un intervento, per un appuntamento: 800 92 6162. Lo ripeto, 800 92 6162. Ecco, in privato prima mi raccontava appunto il dottor Biancolini questo metodo, cioè praticamente voi fate una diagnosi scientifica prima di ogni intervento, è giusto? Sì, assolutamente. Noi abbiamo questa idea che sia fondamentale, prima di intervenire, fare un'analisi, perché chiaramente bisogna uscire dall'ottica del vecchio disinfestatore che arrivava con la pompetta in casa e spruzzava all'impazzata nel tentativo di uccidere gli insetti. Bisogna prima capire qual è l'insetto in questione o l'acaro, e di conseguenza trattarlo nella maniera corretta. La prima fase è quella della telefonata, risponde al telefono una persona molto qualificata, che è la dottoressa Zampetti, che è una acarologa, quindi esperta proprio di acari, un medico veterinario. Da lì si fa la prima indagine, dopodiché lo specialista viene a casa e tramite alcuni metodi diagnostici, ora ve ne ho portato uno e ve lo mostro brevemente, riesce a capire qual è l'insetto e a suggerire il metodo di lotta più appropriato. Per esempio, allora, facciamolo vedere proprio velocemente. In casa uno potrebbe avere delle punture ma non sapere cos'è che lo sta pungendo. Questo sistema diagnostico ci permette di raccogliere i campioni, quindi il materiale ambientale, le polveri ambientali, metterle semplicemente all'interno di questa bustina, compilare le schede anamnestiche, quindi le schede all'interno dell'abitazione, inserire tutte le informazioni, spedirle al nostro laboratorio, che si occupa di fare un'analisi, proprio come l'analisi del sangue, quindi dare un referto scientifico che ti dice esattamente qual è il tuo insetto e ti suggerisce il metodo di lotta più idoneo. Senti, per chiudere Fabio, so che fate anche lavori su grandi opere, la tutela del patrimonio artistico, proprio sì. In 30 secondi ci ricordi qualcosa? Sì, abbiamo fatto recentemente la Torre dell'Elefante, che è un monumento
evento molto prestigioso a Cagliari, abbiamo fatto anche qui delle chiese a Roma, a Santa Maria Maggiore, facciamo e seguiamo oltre ai privati anche alberghi anche molto importanti, faccio proprio questo invito, se ci sono degli albergatori all'ascolto, a contattarci, perché noi abbiamo anche dei cani addestrati al riconoscimento delle cimici da letto, quindi le fiutano, e questo è molto importante all'interno degli alberghi proprio per prevenire un problema che oramai è veramente molto molto pernicioso. Veramente, veramente mi piace, perché siete un'azienda di giovani molto preparati, proprio usate un metodo scientifico, questo è importante, grande preparazione. Allora, il numero verde da chiamare è 800 900 926162, 800 926162, e attenzione, perché dicendo Radio Radio si ha il 50 euro di sconto? Sì, su qualsiasi prodotto o servizio. Grande. Lascio anche brevemente la mail, che è info@gli specialisti della disinfestazione.com. Benissimo, e il sito, perciò lo ricordiamo, gli specialisti della disinfestazione.com. trovate anche su YouTube dei video, insomma è un mondo da scoprire e soprattutto molto utile, quindi 800 926162, chiamate e dite Radio Radio. Grazie al direttore tecnico dottor Fabio Biancolini, grazie, buon lavoro. A voi. Grazie Fabio.